Questa mattina il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Sara Marcozzi ha presentato la proposta di legge Norme per la tutela dei corpi idrici dell'Abruzzo, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei contratti di fiume. Lo scopo, ha spiegato la Marcozzi nel corso di una conferenza stampa, è quello di dotare la nostra regione di un dispositivo utile alla pianificazione di attività per proteggere il territorio una volta per tutte, anticipando le emergenze invece di doverle gestire con soluzioni tardive. Va nella direzione della prevenzione e della programmazione. Noi siamo abituati purtroppo quasi quotidianamente ad ascoltare notizie sui media e ad assistere ad una continua rincorsa della gestione dell'emergenza, il mare inquinato, i fiumi inquinati, il dissesto idrogeologico, l'erosione della costa. I contratti di fiume sono uno strumento straordinario di programmazione e posso dire anche di autodeterminazione dei popoli, perché è proprio lasciato alla libera iniziativa di comunità di persone, di comunità di sindaci, di insieme di sindaci che possono avvalersi di questo strumento di programmazione che prevede anche tutta una serie di risorse per ripulire i fiumi, gestire quindi meglio le nostre acque e non ci dimentichiamo che insomma ripulire i nostri fiumi vuol dire anche ripulire il nostro mare, per cui ne parliamo oggi a novembre perché pensiamo di dover programmare la gestione del territorio per la prossima stagione. Non ci sarà, come dire, non sarà sufficiente evidentemente un anno, però se mai si comincia mai si finirà. Troppi sono stati gli esempi cattivi di gestione, no, dei fiumi, pensiamo ad esempio al fiume Pescara, che è quello più vicino a noi in questo momento, con le continue esondazioni, una edificazione selvaggia, le vasche di laminazione, un progetto super costoso che molto probabilmente non servirà a niente. Ecco, noi ci poniamo come obiettivo e lo poniamo alla giunta regionale come obiettivo quello di gestire in maniera preventiva e in maniera ben programmata tutti i fiumi della nostra regione. L'assessore Campitelli si è detto favorevolmente colpito dalla proposta di legge e adesso ci deve mettere un po' di soldi.